come singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Listen. Ed eccoci ritornati, ho finito la mia pesca, veramente buona. Prima di iniziare lasciatemi ringraziare i 4 guerrieri che hanno iniziato a seguirci e apprezzano i miei video. Grazie mille, speriamo di iniziare a aumentare come numero. Oggi parliamo di questo, il piatto di Chladni. È un esperimento empirico di Cimatica che ci permette di vedere quell'interazione che c'è tra la musica e le forme d'onda con invece le arti visive. Infatti su questo piatto, sarebbe la nostra membrana che risuonerà, sotto abbiamo applicato un tono e sopra andremo a posizionare questi piccoli cristalli, che nel nostro caso saranno o sabbie o sale o zucchero, che andranno a creare queste forme geometriche molto particolari. Sicuramente le avrete già viste, perché questa cosa comunque era andata anche un po' di moda su YouTube. Vediamo comunque come costruirlo, perché è un bellissimo esperimento empirico da poter fare a casa. Io non ci sono riuscito per un bel po' di volte, sono sicuro che questa volta assieme a voi ce la faremo. Eccoci qua ragazzi, siamo sul nostro tavolo da lavoro. Allora, come potete vedere, ho smontato la cassa che ho preso a martellate, ho tagliato una lamina di ferro tipo alluminio, una lamina comunque molto sottile, come potete vedere, vediamo se si vede, ecco qua, serve così sottile. Dopodiché ci serve una base, nel mio caso ho preso un vecchio quadro su cui andrò a posizionare il nostro cono. Come dicevo, oggi andiamo a creare il nostro tonoscopio. Il tonoscopio è uno strumento che ci permette di visualizzare le onde sonore e soprattutto certe particolari onde che hanno certi particolari hertz. Allora, innanzitutto stacchiamo il nostro cono dal suo amplificatore, in questo modo. L'amplificatore non ci serve, quindi lo possiamo eliminare. Mentre invece il cono è quello che ci servirà per trasmettere le onde. Guardate che il cono sia funzionante, non abbia niente di rotto, il cono lo possiamo mettere in parte. Dopodiché, vi dicevo, prendiamo una lamina, io ho tagliato la mia lamina, l'ho già forata in centro, verrà applicata sopra il cono, fate in modo che sia grande o quanto il cono o almeno un po' di più. Tra la base e il cono ci serve un ammortizzatore, in questo caso utilizziamo mezza pallina di polistirolo, ho visto che molti comunque l'hanno utilizzata e funziona bene, quindi utilizziamo mezza pallina di polistirolo. Io l'ho trovata intera, la tagliamo per averne metà. Ovviamente fate attenzione a utilizzare il taglierino e pian pianino la tagliamo. ne prendiamo metà, perché è metà quella che ci serve, e la mettiamo in parte. Ecco fatto. Dopodiché andiamo a scaldare la nostra colla calda, che ci servirà per attaccare la nostra mezza pallina di polistirolo esattamente qua sul cono. Noi andremo ad attaccare la nostra pallina di polistirolo sul cono e successivamente andremo ad attaccare la nostra lamina di alluminio sopra al tutto, a questo sandwich, in questo modo, ok? In modo che le vibrazioni possano fare vibrare la nostra lamina di alluminio senza troppe difficoltà. Rieccoci qua. Allora, una volta che avremo fissato la nostra pallina di polistirolo al nostro cono e sopra avremo la nostra piastra, dovremo trovare una giusta collocazione per il tutto. Il mio consiglio è posizionare il tutto all'interno di una sorta di cestino nel quale dovrete mettere della carta. Il tutto verrà posizionato sopra in questo modo. Avvertenze particolari per fare questo esperimento. Prima cosa, fate attenzione che tutto quanto sia bello compatto. Seconda cosa, fate attenzione che la lamina superficiale sia abbastanza elastica e vibrante, in modo da far rimbalzare i nostri chicchi. Terza osservazione, fate in modo che la sabbia che utilizzate sia o sabbia, zucchero o comunque anche sale, ma fate attenzione che non sia né troppo piccolo né troppo grosso, perché in entrambi i casi non riuscireste a comporre le forme in maniera corretta. Quarta osservazione, fate in modo che il piano sia più stabile e più orizzontale possibile, perché questo è importante, perché altrimenti verrebbe a inficiare la quantità di zucchero o comunque di materiale che andrebbe a spargersi in maniera non uniforme. Infine, quinto e ultimo consiglio, avrete bisogno comunque di un amplificatore al quale attaccare un cono. L'amplificatore può essere o un amplificatore tipo uno stereo, che utilizzerete come amplificatore, o altrimenti un amplificatore normale, o esistono anche dei piccoli amplificatori da poter attaccare ai coni. Fatto ciò, potrete attaccarvi al vostro computer. Io sono andato su internet, cercate Tone Generator, che sarebbe praticamente un generatore di onde in cui potete scegliere i vostri hertz. Partite, cercate la vostra quantitativo, il vostro quantitativo di hertz che vi serve, iniziate a oscillare e vedete se funziona o meno. Ricordatevi, è un esperimento veramente difficile, ma dà tante soddisfazioni, quindi provateci e fatemi sapere nei commenti se ci siete riusciti. Sleep till I come.